Benvenuti a questo training video che vi mostrerà come presentare il nuovo stoccatore con Sinergo, la nuova interfaccia operatore carrello. Durante il video verranno evidenziati i principali argomenti con le relative applicazioni per quanto riguarda carico e scarico, trasferimenti del carico, stoccaggio, gestione dell'energia e manutenzione. Questo nuovo stoccatore Linde viene equipaggiato con un vano porta oggetti ergonomico, in modo che tutti gli attrezzi dell'operatore risultino ben protetti e disponibili sempre. Linde offre di serie la scelta tra la chiave di accensione e il sistema LFM Go, con codice PIN che evita qualsiasi utilizzo non autorizzato. Per operazioni in spazi ristretti, lo stoccatore garantisce massima compattezza grazie a design del timone lineare, dimensioni L2 ridotte anche con sollevamento iniziale ed un montante direttamente fissato al telaio. Inoltre, la funzione di marcia lenta permette al carrello di procedere lentamente con il timone in posizione verticale. In caso di prelievo di pallets incastrati, l'effetto booster provvede automaticamente a fornire una coppia supplementare al motore. Il nuovo timone, realizzato in materiale di ultima generazione chiamato Grivory, impressiona per robustezza e durata. Un altro nuovo materiale, chiamato Extral, impiegato per la copertura del vano motore, proprio per la sua robustezza, protegge perfettamente i componenti interni del carrello. Inoltre, la parte posteriore del telaio, realizzato in un'unica fusione, è garanzia di robustezza. Il basso telaio arrotondato serve a proteggere i piedi dell'operatore. Il lungo timone, con il suo basso punto di aggancio al telaio, garantisce ampio spazio di sicurezza tra operatore e telaio. Per maggior sicurezza operativa, il timone decentrato mantiene l'operatore protetto all'interno della sagoma del carrello. Inoltre, la testa del timone è conformata in modo speciale per una protezione completa delle mani. Tutti i comandi sono azionabili comodamente con entrambe le mani, anche indossando guanti. Per un maggior comfort durante la movimentazione dei carichi, il controllo proporzionale della velocità Linde regola automaticamente la velocità di trazione in funzione dell'angolo di inclinazione del timone. Durante la movimentazione, la resistenza di fine corsa del timone evita brusche e involontarie frenature. L'operatore è in grado di controllare facilmente il carrello in frenata. Lo stoccatore dispone di 4 differenti sistemi di frenatura. Frenatura elettrica automatica al rilascio degli interruttori di trazione o invertendo la direzione di marcia. Una frenatura elettromagnetica molto efficace azionata dallo spostamento del timone in posizione superiore o inferiore della sua corsa. Un interruttore antischiacciamento e un dispositivo di emergenza. Una griglia di protezione del carico può essere montata all'interno della sagoma del carrello per adattarsi meglio alla struttura del telaio. I clienti possono scegliere tra piastra porta forche integrata e non integrata. Il design del timone decentrato assicura visibilità eccellente attraverso il montante durante lo stoccaggio. Per assicurare un controllo sicuro del carico, il sistema OptiLift assiste l'operatore. Consente sollevamenti precisi e completamente proporzionali ed è silenzioso e delicato nelle operazioni. La funzione di discesa dolce decelera automaticamente le forche prima che queste tocchino il suolo. Il sollevamento iniziale consente al carrello di avere maggiore motricità e di affrontare in sicurezza rampe irregolari e banchine. Il display multifunzione di serie combina un'identificazione del codice di errore, un contaore, un indicatore degli intervalli di manutenzione e un indicatore di scarica della batteria. Questi stoccatori possono essere equipaggiati con una batteria da 200 Ah di serie ed una batteria da 225 Ah in opzione per il modello L12i. Lo stoccatore offre di serie la sostituzione verticale della batteria. Per ricaricare la batteria, Linde offre in opzione un raddrizzatore di corrente ad alta frequenza integrato.
Per assicurare una veloce ed efficace manutenzione, il pannello anteriore per il service è facilmente removibile e tutti i componenti interni sono disposti in modo semplice da raggiungere. Inoltre, lo stoccatore è equipaggiato con un motore AC esente da manutenzione, a tenuta stagna, protetto quindi da umidità e polvere. La connessione per la diagnostica CAN Bus consente un accesso facile e veloce a tutti i dati del carrello per ricerca guasti, manutenzione preventiva, verifica memoria anomalie. Inoltre, tramite la connessione per la diagnostica CAN Bus è possibile regolare i parametri operativi del carrello. I tecnici possono modificare i singoli parametri e memorizzarli all'interno dell'impianto di comando. Per maggiori dettagli relativi alla gestione operativa del carrello è ora disponibile di serie il sistema LFM. Ora tutto ciò è a vostra disposizione. E adesso tocca a voi.